Namaste, io sono East Brave e benvenuti ad un nuovo Let's Play che comincia con oggi a gran richiesta, un gioco pubblicato dalla Atlus e prodotto dalla Ace Team e appena uscito oggi, sta per iniziare a gran richiesta Rock of Ages 2, Bigger and Bolder. È un gioco che avevo già osservato appunto perché era stata annunciata l'uscita, è un gioco che è piaciuto a molti del canale, quindi ho deciso di portarlo. Appena avete visto che l'ho comprato, ho detto fai un let's play subito, allora eccomi qua. E lo pubblicherò anche prima rispetto a tanti altri, perché ho circa in questo momento 5 let's play completi che state vedendo nell'orario delle 16, e quindi li vedrete, Great Way Road e poi di conseguenza tutti quanti gli altri che vedrete. Insomma, se volete qualche novità venite sul server Discord che trovate sotto in descrizione per parlarne insieme. Giochiamo con il controller, spero che funzioni. A quanto pare c'è una versione locale e una versione online anche, quindi molto interessante. E siamo fino a 4 player, quindi già una novità. Il gioco non l'ho ancora aperto, la prima volta che lo apro l'ho aperto giusto per regolare un attimo le opzioni. Anzi, andiamole a vedere così possiamo osservarle insieme. Come sempre è ben fornito a quanto pare con tutta questa roba qua. L'ho messo in 1080 tra l'altro per avere la risoluzione migliore che posso permettervi, diciamo, con questa cosa. Vediamo di partire con la storia. Abbiamo personalizza, scegli il comandante che sarà capo delle tue armate. Nuova questa. Prova tempo, corsa ostacoli, guerra, difendi il tuo forte, devasta il nemico e cerca di sfondare il primo portale del castello avversario. E poi c'è storia. Quindi faremo la storia e poi magari farò anche il resto, ma intanto facciamo la storia. Aiuta Atlante a recuperare il suo globo mentre affronta suoni macigni, personaggi storici fuori dagli schemi, opere d'arte trasformate in boss giganti nella modalità storia, 1-2 giocatori. Quindi si può giocare in cooperativa anche nella storia, figo. Comunque siamo Atlante questa volta, non più Sisifo, lo spingitore di massi, ma questa volta proprio siamo quello che tiene sul mondo. Vediamo un po' cosa aspetta. Quindi partiamo in modalità normale. Potrei fare anche difficile, no, facciamo normale che così ce lo godiamo appieno. Atlante che sta reggendo Pangea a quanto pare. Kamehameha dipinge. Ah, ok, così si sono divisi i continenti. Non ho fatto niente. Tra l'altro c'è sia Dio che Atlante. Gli è caduto il mondo. Ah, ecco Sisifo. Questa è solo una roccia. Per guardare meglio lui si è buttato giù. E atterra sulla terra. Bellissima come cosa. Ok, un'introduzione stupenda, siamo arrivati a quanto pare in Europa, siamo bello. Ah, ok, già guidiamo la nostra palla, siamo sulle nuvole, possiamo andare da una parte e dall'altra. Stiamo cadendo dalle nuvole, bellissima questa cosa. Cadiamo dalle nuvole e finiamo in Inghilterra. In Inghilterra il nostro primo schema è Oxfordshire, il tutorial. Ci sono due stelline, entriamo nell'arena e cerchiamo di capire che cosa vuol dire questo posto. A quanto pare è una mappa un po' più aperta. E come stavo dicendo, tutte le grandi battaglie della storia sono state vinte facendo rotolare enormi macigni giù da una collina. Napoleone, perché? Vediamo se hai seguito. Come sconfiggeresti gli inglesi? No, forse è meglio che ve lo leggete da soli perché le voci sono molto belle. You use a giant boulder. How many times must I explain this? Mr. Herodotus, I think I'm in the wrong class. We all belong in different periods. Quiet! You're just trying to get excused from class, aren't you? Well, I tell you... Wow, a real boulder. I never seen a real boulder before. Perché c'è accento texano? Now maybe we have a chance against King Richard's army. Hey, King Richard's army! It's that one coming here to kill us! Re Riccardo! Riccardo, cuor di leone. A quanto pare il mondo si è mescolato tutto quanto cadendo. Ok, abbiamo il nostro primo combattimento contro Riccardo, cuor di leone. Bellissima la posizione di Atlante. E vediamo un po' che cosa vuol dire allora il gioco, come si è sviluppato, quanto diverso è, eccetera, eccetera. È un tutorial, quindi dovrebbe essere relativamente facile. Vedo sempre il campo diviso a metà. Je vais vous
expliquer les règles de cette guerre. Vediamo di capirci qualcosa. Ceci est notre côté du champ de bataille. Et voici notre château où vous pourrez bravement demeurer et commander nos forces. Ok. Ceci est le côté ennemi du champ de bataille. Uguale. Il me semble étrangement familier. Bello che parla francese. E di là c'è Riccardo. Voici le château ennemi où Richard se cachera comme un lâche. Ce que nous ferons, c'est que nous allons soigneusement throw a giant boulder at them. Ok, quindi spostiamo il macigno, spostiamo la telecamera, quindi è abbastanza semplice come movimento. Possiamo saltare, quindi per questa, da questa parte non è cambiato niente. Prova integrità. Ok, dobbiamo l'integrità del macigno là sopra, dobbiamo cercare di andare più velocemente possibile in là. Devo dire che è anche stato ottimizzato molto meglio. Copiamo il portone. Ah! 199 di danno. Velocità massima e massima integrità. Giustamente c'è un leone sopra. Difendiamo il castello. Come? Richard s'apprête à nous attaquer. Nous devons placer nos défenses pour arrêter son rocher avant qu'il n'atteigne notre château. Allora, abbiamo a disposizione. Ok, quello è un palloncino. Questo è. Quindi possiamo costruire le torri e possiamo costruire le catapulte. Intanto ci lascia tutto il tempo che vogliamo, quindi lui parte da là. Il mio esercito è pronto, ma io aspetto un attimo. Allora, se lui deve passare qua in mezzo, io gli metto delle belle catapulte. Come faccio a girarle? Con no, così cambio questo, così le giro. Ok, mettiamo una catapulta qua, una qua, una qua, una qua, e una qua, una qua, una qua, una qua, una qua. Mettiamola un po' ovunque. E facciamo un po' di difese anche con le torri. Mettiamo un po' di torri qua in mezzo, così non può passare. Tanto ho un sacco di soldi. Ok, pronto. Vediamo cosa succede. The gloves are off now. Next time I'm not going to wait before launching my attack. You right here, you. Sta distruggendo tutto. Écoutez attentivement. Vous devriez également lancer votre rocher dès qu'il est prêt. Ok, l'abbiamo lasciato passare. Pour détruire les portes ennemies. Aiuto. Aiuto che arriva. Intanto stanno costruendo la mia di palla. Ok, ci siamo beccati una legnata. Pronti! Ok, quindi come l'avevamo visto nell'uno, insomma, c'è la parte di difesa e la parte d'attacco, insomma. Vediamo di fare del nostro meglio per spaccare. Aiuto! Sto cadendo nel buco. Vediamo di fare del nostro meglio per spaccare quello. La telecamera è un po' diversa, è un po' più bassa, forse. Bam! 199. Ok, continuiamo con le nostre difese. Scorciatoie, tieni premuto. Ah, possiamo, ok, fare la scorciatoia facendo così. Ci possiamo spostare da una parte all'altra. Facciamo un po' di queste qui. Ok, così. Come si girano così. Vai, tanto ci difendiamo dall'altra parte. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Lui ha messo un po' di difese. Io le salto! C'è un elefante e io lo salterò da questa parte. E che ci siamo. Vai, 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 vai. Hoppa! Distrutto! Urla quanto vuoi! Tanto sei mio! Ma distruggiamo anche tutto il resto. Fico! Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sbloccato il nostro... Riccardo Cuol di Leone, siamo pronti a continuare e lo vedremo in un altro episodio. Io mi sono divertito tantissimo già a presentarvelo. Faccio degli episodi corti corti in modo che posso pubblicarveli già dal giorno in cui sto registrando praticamente, così
Ce li avete subito. Penso di usare lo slot delle 2 del pomeriggio, se tutto va bene. Ok, ci vediamo al prossimo episodio. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave.